In casa sì. Pineto, che cosa è successo negli ultimi giorni? Via Cudini, dopo le ultime due sconfitte, l'ultima interna contro il Gubbio, poi si era pensato ad Amaulo, invece cosa è successo? Diciamo che sostanzialmente c'è stato un caos, no? Perché comunque Cudini era stato sfiduciato dai dirigenti, dal presidente, sicuramente una scelta di Marcello Di Giuseppe è stata in estate, poi però c'è stata anche la presa di posizione dei giocatori che si sono messi proprio dalla parte di Cudini dopo l'esonero che è arrivato proprio nella giornata di lunedì, dopo le due sconfitte consecutive, come dicevi bene tu, come ricordavi bene, solo che a quel punto era stato chiamato anche Daniele Amaulo, no? Il ritorno di Amaulo che però non si è concretizzato perché ci sono stati rapporti lo scorso anno un po' tumultuosi, se vogliamo, mi consenti di definirli così, tra il tecnico marchigiano e lo stesso DS Di Giuseppe. E a quel punto, insomma, per farla breve, o io o Di Giuseppe, è stata questa un po' la sostanza delle cose. E il presidente Brocco ha scelto Di Giuseppe e quindi Amaulo, il ritorno di Amaulo non si è concretizzato, ma non c'è stata la risoluzione, perché ricordiamo che Amaulo è legato al Pineto sino al 30 giugno 2025, quindi al momento non c'è risoluzione. Poi c'è stato questo ballottaggio tra Tisci e Maiuri, lo ha vinto proprio sul filo di lana, diciamo, questo sprint è stato vinto da Ivan Tisci. Maiuri era molto stimato, è molto stimato da Di Giuseppe, lo voleva portare anche lo scorso anno, due anni fa per la precisione, a Latina. E invece alla fine è stato scelto Ivan Tisci, che tra l'altro è un pescarese d'adozione, vive ormai da anni a Pescara, lo scorso anno ha fatto la prima esperienza professionista da allenatore professionista al Cerignola, non è andata benissimo, ma in realtà il Cerignola non stava andando male, diciamo, in campionato, gli obiettivi erano praticamente stati centrati, era vicinissima la squadra pugliese ai playoff, insomma c'è stata questa decisione di destituirlo dall'incarico a 7 giornate dalle. Arriva a Pineto Tisci molto motivato, tra l'altro un ex giocatore del Pescara, lo conosciamo molto bene, 99 presenze e 14 gol, ha militato anche nel Lanciano, 49 presenze e 11 reti, come giocatore era straordinario, avrebbe potuto fare molto di più, come allenatore diciamo che prima della esperienza di Cerignola aveva fatto la sua gavetta in Serie D, prima nel Bisceglie entrando in corso d'opera nella stagione 2021-22, l'anno successivo a Fasano per l'intera stagione, un buon campionato, e ancora prima era stato collaboratore tecnico di Christian Bucchi in Serie B, prima a Benevento e poi ad Empoli. Quindi Ivan Tisci sulla panchina del Pineto, anche se ci sarà la firma ufficiale soltanto nelle prime ore del pomeriggio, quindi tra pochissime ore. Sì, questo è un dettaglio. Sì, questo è un dettaglio, perché sapevamo questa mattina, poi evidentemente c'è stato, magari avranno avuto degli impegni anche il presidente, insomma, Brocco, che conosciamo bene, avrà avuto qualche impegno, slittato nel pomeriggio, slittata nel pomeriggio la firma, però nel pomeriggio sappiamo che Tisci dirigerà il primo allenamento, anche perché c'è poco tempo, domenica il Pineto sarà di scena a Pesaro contro una squadra in salute che ha 11 punti, allenata da Roberto Stellone, che sarà squalificato, e in panchina siederà Andrea Gennari, e questa è la curiosità, Andrea Gennari e Ivan Tisci hanno giocato insieme nel Lanciano nella stagione 2002-2003, sono tra l'altro, a parte questa esperienza in comune, sono molto amici. Grazie Massimo, però rimani lì perché adesso dobbiamo parlare anche del Pescara, certo. Pescara che invece al contrario del Pineto riposerà perché la sua partita contro il Milan Futuro, partita casalinga in programma in un primo tempo sabato prossimo, è stata rinviata, questo perché tra le fila del Milan Futuro ci sono diversi calciatori che militano nelle nazionali giovanili. Intanto il recupero è stato già fissato, no, perché erano in ballo un paio di date, sì, però, si è parlato del 6 novembre, adesso sì, forse il 25 è da capire ancora bene, attendiamo l'ufficialità che sarà data alla Lega. Intanto il Pescara avrà questa pausa forzata che però potrebbe servire, no? Perché c'è questo dibattito, no? È un momento di grande entusiasmo effettivamente, no? Fermarsi può essere uno svantaggio.
forse dal punto di vista dell'entusiasmo sì, però dal punto di vista della squadra che sta facendo molto bene, sta andando al di là delle più rosee aspettative, ci sono dei giocatori che magari possono rifiatare, ancora, esatto, anche vedere. Giocatori che devono ancora arrivare al top della condizione, su tutti Merola dopo il lungo stop in estate per l'intervento all'ernia inguinale, e quindi diciamo che ci sono pro e contro. Il Pescara adesso tornerà in campo, ricordiamo per l'ennesima volta, venerdì 18 ottobre in casa della SPAL, e sarà un match molto importante. Siamo arrivati all'ottava giornata, c'è questo dato, ecco, uno spunto, sì, proprio dal, dal dato, nostro sito, no? È vero, perché insomma il Pescara è sempre più cooperativa del gol, 12 reti complessivamente con 8 marcatori diversi, e questo secondo me è un plus, un punto di forza a mio avviso. È vero, bisognerebbe avere, no, 2-3 giocatori magari in grado di andare in doppia cifra, sarebbe il massimo, l'ideale anche ai fini, no, di un campionato di vertice, ma il Pescara sicuramente farà un campionato da protagonista, poi non sappiamo se riuscirà a vincerlo perché è ancora troppo presto, però avere tanti giocatori che vanno in gol secondo me è senza dubbio positivo, significa che c'è un lavoro di squadra, un lavoro corale. Visto che sabato il Pescara non scenderà in campo, invece il prossimo impegno del Pescara quale sarà? Sì, come ho già detto, venerdì 18 ottobre sul campo della SPAL, inizio ore 20:30. Sabato si sarebbe dovuta organizzare una partita amichevole contro una squadra di Serie A o B, perché i campionati di Serie A e B, come sono detto poc'anzi, sono fermi, pausa per la pausa per appunto gli impegni delle varie nazionali, non ci sono stati presupposti le condizioni, e quindi si opterà per un test in famiglia.